assistiamo all'incontro che è iniziato in questo momento. Gara dunque cominciata, maglietta amaranto per il Locri, buono il palleggio, poi sciupa tutto invece Albanese, tiro velletario contro l'estremo difensore del Gioiosa, facilmente parato. Questo calcio d'angolo, tutto il Locri a difendere, non c'è un solo calciatore davanti, parte l'angolo sotto la porta, attenzione, ancora sfiora il gol clamoroso. Ecco il tiro di punizione, parte il tiro e la traversa che viene toccata. Locri che prova a ripartire adesso e Luca ancora sulla fascia destra, si insiste lì, parte un cross sotto porta, attenzione al colpo di testa, ancora il pallone che resta pericolosamente in area di rigore. Ecco il tiro d'angolo battuto, l'uscita ancora non in maniera perfetta dell'estremo difensore Caputo, che poi si riscatta parando tutto, finisce qui, finita 0-0 il primo tempo. Ecco, adesso è partita la gara. Ancora la testa del calciatore locrese, era Dodaro, pallone al lato, raso, ha colpito di testa, rimessa laterale locrese, l'Amaranto provano a spingere a destra, è stato sempre il punto dove sono riusciti ad entrare molti di più, nella, quantomeno nel lato, invocano l'irregolare da una papera assurda, non se ne è avveduto il direttore di gara di un qualcosa, ma è un gol casuale, anche una mezza papera se non del tutto. È un gol casuale, un tiro che il portiere non ha controllato bene, diciamo un errore del portiere, però è da dire che il gol è stato originato da un fallo laterale che non doveva essere sanzionato, perché il calciatore dell'Ocre ha fatto una battuta irregolare, l'arbitro e il guardialine hanno lasciato correre, sugli sviluppi di questa azione è venuto fuori il gol. Certo, Caputo poteva essere più attento, però un gol a freddo che neanche il Locri si aspettava. Prova a organizzarsi ancora Aquino, lancio in avanti, ancora attenzione, brutto intervento, gamba alta, dice non l'ho toccato, però l'intervento in gioco pericoloso, ci sta tutto, anche il giallo che viene mostrato direttamente in porta. Ancora Caputo, stavolta riesce a catturare il pallone in maniera sicura. Altro nuovo entrato, il numero 57 dell'Ocri, La Rosa. È il rischio ancora per il Gioiosa, che ha rischiato di capitolare. Prova a entrare adesso Carella, lo scambio con il compagno di squadra, un diagonale che per poco non si infila. Prova il break adesso il Gioiosa, in palleggio viene fermato Canfri di testa, allunga solamente, altro erroraccio, svarione, attenzione perché mette in moto, attento al colpo, non c'è nulla, dice il toro di gara, e c'era un gioco pericoloso, gamba tesa, un fallo netto in aria, gioco pericoloso, non, l'arbitro ha fatto finta di non vedere, però un'azione molto plateale. Si allarga il gioco da questa parte, Leto prova ad andare all'1 contro 1, poi cede il pallone al compagno di squadra, parte un cross, la parata incerta ancora una volta di Caputo, stava per mettere in moto l'attacco dell'Ocri. Ecco l'angolo che viene battuto in questo momento, sotto porta, ma sbagliata la misura completamente, errore anche questo Pacchiano. Ennesima rimessa in avanti, si è perso un po' le misure alla testa perché insomma non si riesce a produrre gioco, parte un lancio, stavolta Carella in posizione regolare, attenzione Carella in aria, parte un tiro e gol, segna anche Carella, 2-0 per il Locri che mette il sigillo alla gara, 2-0 alla fine, risultato pesante ma ci sta perché il Gioiosa nel secondo tempo è davvero scomparso. Elio. Sì, un risultato pesante per il Gioiosa, anche se dobbiamo dire che da questo incontro la squadra biancorossa esce a testa alta, però alla fine quello che conta è il risultato finale. Finisce qui il risultato finale, quindi 2-0 a favore dell'Ocri sul Gioiosa.